ritrovati. Ho incominciato a vedere Breaking Bad e ovviamente quasi tutti voi l'avete visto. Queste sono le mie prime impressioni riguardo questa serie molto bella, anzi molto innovativa, e quindi mi piacerebbe condividerla con voi. Cercherò di non fare spoiler per chi non l'avesse visto, ma magari invogliarla a vederla, e chi l'ha visto magari nei commenti mi dice che cosa ne pensa. Allora, è una serie molto ben costruita a livello di sceneggiatura e soprattutto della complessità dei personaggi. Ha qualcosa nella sua evoluzione di shakespeariano, ecco, sono personaggi estremamente shakespeariani in cui non esiste un vero confine tra il bene e il male. Tutto gira intorno a un personaggio che è Walter White, che è un chimico geniale, diciamo, che vediamo che ha avuto anche il riconoscimento di aver partecipato a delle ricerche per il Nobel, che però nella sua vita ha subito molto, è stato sfruttato, è sempre stato un uomo giusto, un uomo che ha lavorato, che ha dei valori come la famiglia, è sempre stato visto, insomma, un po' come, non dico un fessacchiotto, però lì ci siamo, come un uomo appunto che potevi mettere sotto le scarpe. E nel corso della serie vediamo anche dei flashback che ci dà l'idea di quando lui era giovane con la moglie, che aspettavano il primo figlio e che avevano grandi aspettative per il futuro, e queste aspettative sono state tutte disilluse. La serie inizia che lui fa un doppio lavoro, oltre quello di insegnante in un liceo di scansafatiche, indifferenti a questo professore straordinario, lavora anche in un autolavaggio per riuscire a mandare avanti la famiglia, perché la moglie non lavora perché ha dovuto assistere il figlio, in quanto un figlio con dei problemi fin dalla nascita, e quindi c'è stata questa necessità. E lui scopre di avere un tumore, un carcinoma terminale al polmone, e capisce, gli viene detto proprio, non capisce, gli viene detto che ha pochissimi mesi di vita, e dunque non sa come lasciare questa famiglia, questo suo mondo, questa sua ricchezza, per cui ha anche subito tutte queste umiliazioni, e rincontra un suo ex studente quando accompagna suo cognato in una retata, perché il cognato lavora per la DIA, cioè il Dipartimento Antidroghe. E questo suo studente è quello che viene definito un cuoco, un preparatore di metanfetamine. E lui si associa a questo suo ex studente, e da lì inizia in realtà veramente la storia, cioè è una storia di una metamorfosi umana, di come un uomo consapevole del proprio valore perda il giudizio e perda anche tutti i suoi valori morali, che forse in qualche modo è considerato responsabile anche delle umiliazioni subite, e si trasformi in qualcosa che dire cinico è riduttivo e neanche esemplificativo o esplicativo. Capisce come funziona il mondo, quel mondo che l'ha schiacciato, quel mondo che l'ha sfruttato. E questa trasformazione ovviamente piano piano coinvolgerà anche tutti quelli che stanno attorno a lui, non solo questo suo ex studente, ma anche la moglie, che essendo contabile era molto ligia ai regolamenti, e poi capisce che qual è la convenienza. Allora, io volevo fare anche una specie di paragone con The Walking Dead, che è un'altra serie che ho visto, che è sempre molto bella. Diciamo che appunto una viene da una graphic novel, l'altra è più letteraria. Viene citato più volte Walt Whitman, il famoso poeta americano, ed ovviamente c'è una differenza sia nella ripresa sia poi nella costruzione della storia.
Per quanto riguarda Breaking Bad, le riprese seguono molto l'idea della narrazione e a volte la narrazione diventa semplicemente anche oggettiva, cioè diventano narranti gli oggetti soggetti che in quel momento stanno agendo, che stanno compiendo un'azione fondamentale nel corso della storia. Ha una struttura particolare per cui c'è sempre una specie di piccola preview, che si può definire una specie di antipasto prima dei titoli, che è sempre misteriosa. Si può definire quasi un quadro astratto che poi la puntata ci dà tutti gli elementi per decodificare questa astrazione dell'inizio. E sono sempre anche immagini molto affascinanti, quasi videoartistiche, basate sulla materia, sui colori e sulla composizione dell'immagine. Le riprese di Breaking Bad sono interessanti appunto sia per i punti di vista che non sono il solito campo americano e primo piano, ma utilizzano punti di vista dall'alto, dal basso, ci fanno pensando sempre che quello che è il punto di vista sarebbe il nostro occhio, cioè laddove ci dobbiamo immedesimare, quindi siamo nel fondo di un barile, siamo gli occhi di un uccello e appunto le immagini che non comprendono i soggetti vengono sempre visti dall'esterno, rarissimamente ci sono delle soggettive, quindi queste oggettive personificate riguardano noi e un'immedesimazione con i processi della narrazione. Però la similitudine è nel fatto del mondo che Walter White costruisce ed è quel mondo che poi in qualche modo viene raccontato invece in The Walking Dead, cioè un mondo fatto di zombie, la metanfetamina rende effettivamente le persone degli zombie e viene raccontato molto bene questo mondo della tossicodipendenza, della problematica, di come ci si riduce, di come viene alterato, di come si diventa paranoici, aggressivi. Facendo il raffronto tra le due serie, noi vediamo che in The Walking Dead i personaggi a un certo punto prendono veramente anche molto le caratteristiche del fumetto, cioè diventano quasi dei supereroi, supereroi antieroi, ovviamente, perché hanno i loro momenti di sclero, come si potrebbe dire, comunque di negatività. Però è ovvio che è una lotta del più forte, l'animale più forte, però hanno proprio una modificazione e diventano appunto degli supereroi. Ci sono situazioni assurde in cui i personaggi riescono a sopravvivere e questo andamento, un po' alla Bolero di Ravel, che ogni volta cresce, 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 cresce il volume della pericolosità per tenere l'attenzione, l'adrenalina così alta, ovviamente perde di realisticità. Ça va sans dire che è evidente che la realisticità in un mondo in cui ci sono pochi umani e tutti gli altri zombie è già bella che persa proprio dall'impianto della storia. Però è evidente che se noi pensiamo anche ai film di Romero e via dicendo, ci cerca sempre di mantenere qualcosa per cui lo spettatore si immedesimi nella storia. E c'è questo scollamento. Però invece una cosa similare è l'idea dell'ambientazione. Tanto The Walking Dead quanto a suo modo Breaking Bad hanno quest'idea dell'ambientazione quasi rarefatta. Uno perché si svolge in New Mexico, queste grandi distese, questi grandi deserti, questo grande vuoto che ti dà l'idea proprio che ti perdi, sei un cespuglio di rovi che cammina nel deserto senza neanche incontrare un dingo, e l'altro ovviamente sei l'ultimo essere umano che vive circondato da gente che ti vuole mangiare, quindi c'è anche l'idea atroce della solitudine. Il concetto di solitudine è molto forte in Breaking Bad perché sono grandi incomunicabilità,
sia all'interno di quello che poteva essere il costrutto normale del tessuto sociale normale, cioè la famiglia precedente in cui ci si chiede reciprocamente come stai e tutti rispondono sto bene, sto bene, sto bene, oppure ci sono queste due sorelle, Skyler, la moglie di White, e sua sorella, che non comunicano proprio, sono due entità aliene l'una dall'altra. Nel caso dei personaggi, invece, Breaking Bad ha un'evoluzione del personaggio attendibile, credibile, realistica. Lui non si discosta dalla sua personalità, è fortemente motivato e poi incastrato. Noi ci immedesimiamo. La cosa particolare è che certo non invoglia, malgrado sia un film che parla di dipendenza alla dipendenza, certo forse invoglia la chimica perché si capisce che è un universo meraviglioso e sconfinato sia e quante possibilità ha. Quello che soprattutto fa passare White come messaggio è che la conoscenza dà la libertà anche di ricostruirsi un futuro. Lui l'ha fatto negativo, però è evidente che è una marcia in più che ovunque tu vai puoi sempre mettere a tuo frutto. Entrambi hanno una fotografia satura, molto interessante perché è satura nei toni, cioè i gialli sono molto forti, cioè gli aranci, i blu, i verdi, però risultano in entrambi i casi fredda. Se noi pensiamo ad House of Cards, è evidente che la fotografia è molto plumbea, molto gelida, molto fredda, quasi monocromatica sulla scala dei grigi. E quindi è evidente che la fotografia racconta anche parte dell'emozione che vuole essere trasmessa. Allora, vi aggiornerò su quello che poi sarò arrivata a fine della serie. Spero che il video vi sia piaciuto. Ditemi nei commenti se l'avete visto cosa ne pensate. Vi ringrazio di avermi visto in questo video. A presto. Condividete, mettete like e iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Buona giornata, a presto. Ciao!